Un buongiorno a tutti, compagne e compagni. La prima cosa che voglio fare è presentarmi, perché il mio cognome e nome non dicono niente. Bensì 43 anni e 6 mesi fa, nel 1979, iniziavo a lavorare. Venivo assunto presso le acciaierie del gruppo Falck, stabilimento acciai speciali di Bolzano. 16 anni. Come ho conosciuto il sindacato nella mia prima entrata, avevo un preavviso di 10 giorni. Questo a riferimento di quello che ci è stato testimoniato dai precari qui, in cui a oggi non solo 10, ma dopo 2 anni non hanno ancora un contratto a tempo indeterminato. Situazioni di lavoro, a 16 anni mi potete capire, all'interno di una fonderia, forni elettrici, Martin Siemens, sembrava l'inferno. Però in quegli anni, negli anni 70, mio padre, operaio del gruppo Lancia, diceva è il posto sicuro. È un posto sicuro che poi, nel proseguo del mio tempo lavorativo, non si è dimostrato tale, perché i cambiamenti, la crisi, il crollo dell'acciaio, l'indirizzo di quello che poteva essere la dismissione degli impianti, il più grande gruppo tra gli europei, Falck, veniva dismesso. Fortuna vuole che c'è stata un'acquisizione di un imprenditore con cui poi abbiamo proseguito e che era il gruppo Valbruna di Vicenza. Il lavoro, la conoscenza del sindacato mi è stata data da un episodio che voglio raccontare. 10 giorni di prova, lavoratore inserito come jolly, perciò a sostituzione di compagni che per ferie o malattie non potevano fare la turnazione. Ciclo continuo, quarta squadra. Però da sedicenne il contratto nazionale prevedeva che non potevo fare il turno di lotte i sabati e le domeniche. Guarda caso, un mio responsabile, dopo il decimo giorno, ha visto che potevo sostituire un collega nel turno di notte. Il giorno successivo, l'FLM, un sindacalista, si è presentato e mi ha chiesto se io avevo fatto il turno. Io, ignaro, bambino, a 16 anni, ho detto sì, sai, mi hanno chiesto, ma non mi pesa, Non è che non ti pesa. È che c'è un contratto nazionale, ci sono dei diritti e dei doveri e è un tuo diritto come minorenne non poter lavorare. Hanno proclamato lo sciopero. Hanno fermato per 4 ore la produzione. E questa produzione fermata, dicevo, sì, ma e io dopo 11 giorni devo stare già a casa. Sì, sì, perché qui non si entra. Quando si esce tutti. È la forza dell'unità che vi porta e ci porta a ottenere le conquiste che abbiamo avuto. Questo dà di fatto che negli anni ci siamo trovati ad aver perso molto. Molto, molto, e non poter più a oggi garantire un contrasto di una sicurezza nel mondo del lavoro. E non solo agli effetti di quello che è, giustamente, quello che riguarda le nuove generazioni. Perché proprio dal lavoro che crea il futuro mi sono portato a fare una domanda. Ma se invertendo l'ordine del fattore io cambio questa scritta e perciò il futuro, come lo crea il lavoro? I cambiamenti che oggi mi pone il futuro, quali sono? Industria 4.0, digitalizzazione? Mi si porta un lavoro che va a essere cambiato. Ma non solo nell'indirizzo alla sicurezza delle persone, perché la robotizzazione ha tolto tanti lavori pericolosi e, pur avendo portato questi livelli, ancora tutt'oggi la sicurezza sul lavoro, scusate, non è mai abbastanza. Sono punti fondamentali, sono punti fondamentali come la formazione. La formazione, negli anni passati, le aziende cosa facevano?
con il contributo facevano firmare i lavoratori e le formazioni qual erano? È una perdita di tempo. No, non è una perdita di tempo. Sono proprio le basi fondamentali di quello che succede all'interno del mondo del lavoro. E queste venivano salvaguardate da quei compagni e quelle compagne che non solo hanno parlato qui, ma che sono il fondamento di quello che è la crescita, anche il mantenimento di un sindacato. Io ho proseguito il mio lavoro per 30 anni all'interno delle acciaierie. Ho fatto i consigli di fabbrica, ho fatto il delegato. Poi qualcuno ha visto in me una possibilità del futuro come segretario dei metalmeccanici dell'Alto Adige. E quello poi è stato il mio proseguo del percorso. In tutti questi anni, oggi, ho ascoltato tutto, tutti. Maurizio, 2 minuti, Fabio. Grazie. 2 ore e 10, giustamente, di cose che condivido, non devo essere qui a ribadirlo, però quello che mi carica, quello che mi dà la forza e questa volontà di continuità per combattere sono quelle persone che da questo palco raccontano le loro esperienze, questi giovani, per cui noi dobbiamo sostenere i compagni, le compagne. Dobbiamo continuare. Poi antifascista lo sono e continuerò ad esserlo. Tutti questi passaggi. E proprio è questo il messaggio che volevo portare. Volevo fare un ringraziamento a tutte le persone, non solo presenti, ma a tutti i sostenitori dell'organizzazione sindacale che per me è unica, e un ringraziamento alla CGIL. Vi ringrazio a tutti.